Le note critiche sulle ferrovie in Molise sono tante, come tante sono le segnalazioni dei cittadini. Pulizia, investimenti, biglietterie e tanto altro. Di questo si occupa oggi il Forum del Trasporto Pubblico Locale del Molise, che in sintonia con la Filt CGL, l'ADOC ed altre associazioni a difesa dei consumatori intende sollecitare il gruppo delle ferrovie e le istituzioni regionali ad intervenire per migliorare il tutto. Noi segnaliamo due in particolare: il rifiuto di Trenitalia di fornire i nuovi treni per viaggiatori acquistati con un mutuo contratto con la BCE garantito dallo Stato, perché la Regione è in ritardo con i pagamenti dei debiti pregressi. Ma noi troviamo questo ingiusto rispetto ai viaggiatori molisani, perché tutto l'esercizio di Trenitalia e di Ferrovie Italiane avviene con finanziamento dello Stato, ma troviamo arrogante che Ferrovie ci ha risposto: TPL dice bugie, i nuovi treni non sono acquistati con i soldi dello Stato. E allora noi gli dimostriamo con i dati analizzati, gli ultimi dati analizzati, bilancio 2012 dalla GIG di Mestre, che ormai è un'autorità, che nel 2012, ma oggi non è che la situazione può essere molto cambiata, nel 2012 le Ferrovie dello Stato hanno speso 5 miliardi e passa quasi 6 e hanno ricavato 2 miliardi e qualche cosa. E allora gli chiediamo: con quali soldi acquistano i treni Italia, se non con i soldi i treni nuovi, se non con i soldi dello Stato? L'altro problema che noi segnaliamo è che avevamo chiesto chiarimenti su un provvedimento di riduzione della pulizia sui treni a Campobasso, e ci hanno risposto ancora una volta in maniera arrogante, risposto pubblicamente, riportata dai giornali, che il servizio è stato ridotto nel periodo estivo perché è stato spostato sulla tratta tirrenica. E ci chiediamo come i servizi del Molise, con i soldi del Molise, vengono spostati da un'altra parte.